grazie a questo film io posso dire con certezza qual è il mio film preferito. E questo film è La vita è bella. La vita è bella è il capolavoro che ha evalso a Benigni ben 3 Oscar, e secondo me giustamente, perché su diversi livelli ho sempre la mia risposta è sempre stata: è in grado di parlare della prigionia e poi dell'orrore dell'olocausto senza mostrare nulla. Cioè, in La vita è bella non si vede nessuna violenza, nessun atto, nessuna morte, eppure è uno dei film solo l'olocausto che mi ha mosso di più. E dentro a questa storia che racconta c'è un'altra storia che forse mi muove ancora di più, che è la storia di un amore tra un padre e un figlio, di come un padre riesce a proteggere un figlio sia fisicamente da quello che è successo sia emotivamente, ed è toccante proprio perché non viene mai esplicitato, mai detto direttamente. Forse mi ha mosso perché io ho perso mio padre da giovane, e quindi forse per questo. Ma recentemente l'ho rivisto con gli occhi del comunicatore e mi sono reso conto che, al di là della reazione emotiva, questo film ha dentro praticamente un master di comunicazione. Abbiamo parlato già del fatto dei 3 atti in cui costruire un racconto, del nascondere certi elementi per far lavorare il pubblico, ma qua c'è molto di più. Qua c'è veramente tantissimo di più. Una delle altre regole, ce ne sono tantissime, vi dico solamente quelle che secondo me sono più utilizzabili e più efficaci in qualunque contesto. Un'altra è quella di intersecare le cose che si dicono, cioè ogni azione che succede durante un film, uno scritto, un qualcosa, parliamo del film, ogni azione, se serve più di una funzione, allora è un'azione da tenere. Robert McKee nel suo libro Story dice che se una scena non serve più di una funzione, cioè per esempio una scena di combattimento non serve solamente per mostrare il combattimento ma anche per far progredire il personaggio in qualche modo, o per complicare oppure risolvere un conflitto che si era creato prima, allora è una scena che è da riscrivere e non va bene. Ecco, in La vita è bella ci sono un'infinità di intersezioni e di situazioni che hanno altri significati successivi. Mi ricordo le uova e l'ispettore. In una delle prime scene, Guido, il personaggio interpretato da Benigni, prende delle uova da Maria e sembra un elemento casuale alla fine di una scena in cui si incontrano, giusto che condisce, invece non è solamente un condimento ma è un elemento che serve a una gag successiva in cui si fa odiare dall'ispettore e che poi servirà successivamente. Oppure Schopenhauer, la scena che sembrava messa là giusto per farci sorridere, in cui fa spegnere la luce al suo amico mentre si addormentano e facendolo alzare col potere della mente, invece serve successivamente nel film. Oppure la scena di le varie scene con Maria butta la chiave, o il nascondino, gioco che comincia nella prima fase del film, quella in cui c'è la vita normale, e poi continua fino addirittura alla fine, cioè il nascondino, l'intero filo rosso che tiene in piedi la seconda fase del film, quella della prigionia, e che addirittura è l'elemento che salva il figlio. E poi il più bello di tutti è gli indovinelli. Indovinelli che sembrano un altro elemento divertente e abbastanza casuale che c'è nella prima parte del film e che invece diventano fondamentali nella seconda, che mostrano sia da una via d'uscita una possibile via di salvezza, ma si anche riescono a mostrare qualcosa di più interno del comandante nazista e anche dello stesso Guido. E questo mi fa venire in mente che c'è un altro livello, quindi questa delle intersezioni è una, le scene che hanno più di un significato. Un altro elemento di cui voglio parlare, ce ne sarebbero tantissimi, ma voglio tenermi a pochi ma buoni che ci ricordiamo e che utilizziamo nella nostra vita di ogni giorno, ogni volta che dobbiamo parlare di qualcosa, di raccontare quindi una storia, è il conflitto. Cioè non c'è una storia senza un conflitto. Se in quello che ti sto raccontando non c'è un prima, un problema, una risoluzione,
soluzione esistente o proposta vuol dire che non c'è una storia, quindi devo riformularla in formato di conflitto che viene risolto oppure che viene tenuto aperto, ma deve essere un conflitto che porta a un'evoluzione. E questa evoluzione, e questo è l'elemento fondamentale, è su tre livelli. Cioè, non può essere solamente ho spostato un sasso qua e questo sasso ha prodotto questa conseguenza. O meglio, se è così, è una di quelle storie noiose e che non sappiamo ben dire perché, ma ci sembra che ci abbiano fatto sprecare ore o minuti o secondi che sono comunque preziosi della nostra vita, che nessuno ci tornerà mai indietro. No, il conflitto dovrebbe essere costruito per essere completo su tre livelli. Allora, deve partire da un livello interno, che è quello delle emozioni, dei sentimenti, dei conflitti rispetto ai nostri principi, poi a un secondo livello che è quello personale, cioè le interazioni con il resto del mondo, come io protagonista, dopo il livello dei principi e di quello che sono le mie emozioni interne, come interagisco con quelli che sono attorno a me, la mia famiglia, i miei amici, quelli che sono nella mia storia. E poi il terzo livello è quello esterno, e quindi a livello sociale, istituzionale, storico in questo caso. Insomma, la vita è bella e li ha tutti e li ha in modo poetico ognuno di essi. E alcuni sono raccontati e non raccontati, ed è questo che lo rende veramente fantastico ai miei occhi questo film, perché non sentiamo mai quali sono, non vengono mai raccontate le paure, i dubbi di Guido, però lo si vede dalle espressioni, si riesce a immaginare e fa quasi anche piangere sinceramente durante il film, non solo alla fine che è commovente, l'immaginare quanto può essere preoccupato lui, e proprio il fatto che non faccia vedere la preoccupazione ma che lo si capisca dal contesto, si riesce a capire quanto lacerato internamente è tra questa stessa paura che ha lui e come la nasconde al figlio, e ancora prima in tante interazioni che ci sono nella prima parte, che è la più divertente del film, e poi a livello di interazioni, appunto, come Guido esprime queste cose rispetto a quelli che sono attorno a lui, e poi alla fine esternamente il fatto che tutto questo sia inserito dentro al contesto dell'Olocausto. Insomma, è un film che mi ha lasciato tantissimo e non sapevo dire perché, e adesso so anche dire perché, e quindi volevo proporvelo come spunto per parlare e ricordarci che se la nostra idea non passa, se non viene ascoltata, se non se la ricordano e se non ispira qualcuno a cambiare qualcosa, non è mai colpa degli altri, ma siamo noi che non abbiamo dato abbastanza respiro a questa idea, abbastanza occasione di essere effettivamente ascoltata. E tante di queste regole in realtà sarebbero riconducibili a una sola, una unica, solo che quando c'è una unica finisce che rimane troppo vaga e non si sa applicare. Però se vogliamo ricondurla a una, è la solita regola di mettersi nei panni di chi deve ascoltare. Cioè, l'eroe non siamo noi, non sei tu che stai proponendo qualcosa, ma l'eroe è chi ascolta. Tu sei forse il mentore che mi permette di cambiare me stesso da uno stato emotivo oppure di azione, da uno stato a un altro. Ma se sei tu che ti poni al centro, tu che mi stai raccontando questa idea o questa storia, e io non reagisco o non mi ricordo, non ti ascolto, non passo all'azione, inutile che ti lamenti del fatto che non lo sto facendo, perché la gran parte delle volte l'unico motivo è che non ti sei messo nei miei panni. Quindi tutte queste regole, la struttura, il conflitto, i livelli, le intersezioni, gli eventi e i personaggi che evolvono, sono tutte manifestazioni del mettersi nei panni di chi sta seguendo e ascoltando la storia che stiamo raccontando. Mamma! Questa è la mia storia. Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Giosuè! Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Giosuè!